Buongiorno, oggi volevo riflettere su una domanda un po' delicata, che è la musica come lo strumento che aiuta a convivere meglio con l'epilessia e altri traumi. Vi dico da subito che non sono un medico, però sono quella che ha dovuto convivere con l'epilessia da moltissimi anni, forse da sempre, e che ha anche convissuto con la musica da sempre. Io ho fatto questi legami tra musica e l'epilessia perché profondamente mi sento molto grata per la mia storia, per la possibilità che ho avuto a suonare, a imparare la musica da piccolissima e come questo strumento apparentemente fatto per le feste, solo per quelli che a chi piace divertirsi, non è sempre fatto, non è fatto soltanto per divertirsi, ma anche per sfogarsi. Nello sfogarsi ci intendo tante cose. In realtà, il primo punto è di gratitudine per questa connessione tra la musica e l'epilessia, è che dentro la musica posso essere me stessa. Posso essere calma, lenta, posso essere agitata, nervosa. E in realtà è proprio impossibile a fingere dentro la musica. La musica ci aiuta ad essere te stessa, ad essere a me stessa. Mi ha aiutato a comprendermi meglio. Non posso fingere suonando, perché suonando io esprimo anche le mie emozioni e la mia interpretazione, anche il mio modo di vivere. Quindi il secondo punto per quale sono grata è che posso esprimere l'evento ed emozione vissuta attraverso la musica, perché in effetti esprimere le emozioni o l'evento vissuto, in questo esempio durante un'aura epilettica, una crisi, è molto molto difficile. Anche quando vai dal dottore è molto difficile descrivere esattamente quello che stavi vivendo durante un'aura epilettica, per dire. Il bambino piccolo, come me che avevo 2 anni, immagino, perché mi ricordo questi momenti di spavento che però duravano qualche secondo, qualche momento. Poi passavano e non sapevo dire niente, non sapevo ancora esprimere il mio disagio, la mia emozione che ero spaventata, perché in quel momento non mi faceva male niente. Quando arrivavo da mia mamma, dopo un'aura epilettica, non mi faceva male la testa, la pancia, non avevo sbattuto la testa contro il muro, non c'erano dei segnali molto forti che potrei già verbalizzare, che potrei esprimere con una parola. E quindi vivevo questi momenti di disagio e di una forte emozione che ci
disabilita in qualche modo perché non possiamo cambiarla. E lì però dovevo vivere da sola. Quindi da una parte sembra che è una cosa bella tosta, è una cosa traumatizzante, però nella stessa emozione, dopo averla vissuto, impariamo un modo di slegarsi dalla realtà più facilmente. E la musica è un altro mondo, in effetti, un mondo delle emozioni principalmente, un mondo di associazioni. Un mondo dove esprimiamo se stessi, dove possiamo interpretare se stessi e interpretare quello che suoniamo. Quindi, questo il mio vissuto di slegarsi attraverso queste aure epilettiche. Penso che mi ha aiutato anche ad entrare più in profondità dentro la musica e proprio viverla. Mi ha aiutato ad interiorizzare la informazione del pezzo, tradurla e farla mia, come dopo mi ha aiutato a tirare fuori quello che è mio senza neanche un testo davanti che devo interpretare, interpretare proprio me stessa. E questo passaggio è accaduto quando avevo già finito il conservatorio, quindi ho passato un sacco di esami, un sacco di pezzi, che magari non sempre potevo scegliere o avevo la scelta ABC, ma scegli tra quelli il primo, secondo, terzo. Ed ero emotivamente stanca del processo di interiorizzare quello che sta all'esterno, il pezzo musicale. Ero un po' stanca. E questa sensazione mi ha permesso di dire: ora esprimi quello, suona quello che ti va, quello che ti viene a questo momento. E questo processo è uno sfogo emotivo che è positivo, che ci aiuta a comprendere noi stessi, aiuta a comprendere l'emozione vissuta e riconciliarsi. Buona giornata.